Sono le 8, 8 e un minuto, buongiorno, buongiorno, benvenuti a Omnibus. Questa mattina ritorniamo a parlare di Green Pass, torniamo a parlare di vaccini e soprattutto di obbligo vaccinale e di possibilità di accedere, diciamo così, a teatri, cinema, stadi, treni, aerei e forse anche a luoghi di lavoro, perché la grande novità è proprio questa, partendo da una vignetta. Ve la faccio vedere se la regia è pronta, è quella di Osho che si trova oggi sul Tempo, se la regia riesce a farcela vedere. È molto divertente, riesce in qualche modo a sdrammatizzare una situazione che invece al momento tanto, tanto, eccola qua, vabbè, è il titolo, vaccini, ecco gli errori di Draghi. Io chiedevo alla regia se ci mostra proprio nel dettaglio la vignetta, che è molto più carina, dove vedete c'è questo signore che si fa vaccinare e chiede alla dottoressa che lo sta vaccinando se con il suo... intanto stavo cercando di trovare il tempo direttamente. Ci arrivo, abbiate pazienza, regia, non mi stai dando una mano. Eccola qua, no, ce l'ho fatta da sola. Chiede questo signore, con una dose posso andare a ballare? Lo chiede in romanesco, ma io evidentemente, come potete immaginare, evito di sembrare celentano. E la signora risponde, la dottoressa risponde, sì, ma non puoi rimorchiare. Eccolo qua. Allora, cerchiamo di... Questa è l'unica cosa, insomma, divertente che abbiamo trovato oggi sui giornali, perché per il resto c'è poco, ne parleremo con i nostri ospiti, che intanto vi presento. Allora, onorevole Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia, buongiorno, buongiorno. Benvenuta, buongiorno, grazie, avremo modo di parlare con lei. Poi la collega Sarina Biraghi della Verità, buongiorno Biraghi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Stavo cercando nel mio mucchio di giornali, perché l'ho visto stamattina, bello anche il titolo della Verità, bello, insomma, molto polemico, eccolo qua, il titolo sì. Della Verità, senza Green Pass niente stipendio, avete titolato voi, tanto per metterci un pochino di angoscia in più. Esatto, siccome non ne avevamo abbastanza, senza Green Pass, poi vedremo appunto nel dettaglio di che cosa si tratta. Professore Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, buongiorno, da lei ci aspettiamo parole di saggezza, così come ce le aspettiamo anche dall'onorevole Luigi Marattin di Italia Viva, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, grazie. Allora, vi dicevo, la notizia del giorno è proprio questa, è una notizia che ha scovato il Tempo, che ha trovato questa lettera, una lettera, diciamo così, destinata a uso interno, a Confindustria, e che però cominciava a ipotizzare l'idea di inserire il Green Pass anche nei luoghi di lavoro, e quindi addirittura poi appunto la Verità dice senza Green Pass niente stipendio, ma ci siamo vicini nei ragionamenti che si stavano facendo. Biraghi, insomma, l'idea era... siamo lì. Beh, siamo lì perché se si parla della necessità di un Green Pass per svolgere la propria mansione, oppure non avendolo, di essere in qualche modo demansionati, l'abbiamo visto già, era stato detto per i medici quando è stato pensato l'obbligo per il personale sanitario, medici e parasanitari, è stato ipotizzato dal consigliere del ministro Speranza, Walter Ricciardi, per i professori e il personale scolastico, di demansionarli e magari metterli in biblioteca. Questo significa, se non niente stipendio, uno stipendio ridotto, perché o è una sospensione o è un demansionamento, chiaramente incide sullo stipendio. Quindi, insomma, estremizzando, il concetto è questo, cioè si fa del Green Pass un certificato necessario, che però camuffa una cosa di cui il governo forse non si vuole prendere la responsabilità, ovvero l'obbligatorietà di un vaccino, perché se più semplicemente si dovrebbe rendere obbligatorio il vaccino per tutti, e allora il Green Pass quasi non serve, diciamo, tra virgolette. Però se non si ha il coraggio di dire che il vaccino deve diventare obbligatorio e si relega tutto a un certificato,
per entrare al bar, per andare al ristorante, per fare un viaggio, per andare in un museo, per andare in uno stadio, e allora questo è praticamente è un obbligo camuffato. Allora, la stessa Confindustria, fra l'altro, che lo si fa notare, insomma, in alcuni articoli, per esempio La Stampa, che è un altro dei giornali, perché oggi moltissimi giornali titolano proprio su questo aspetto del Green Pass. La Stampa, vi dicevo, intervista Maurizio Landini, che non la prende molto bene. Dice: speriamo sia stato un colpo di caldo, non tocca a loro decidere chi lavora. Ecco, vi dicevo, la stessa Confindustria, che forse qualcuno ricorderà, era poi quella che all'epoca, quando è iniziata la pandemia, marzo dell'anno scorso, spingeva almeno in certe zone per non chiudere le fabbriche, no? Per continuare a lavorare. Quindi, come potete immaginare, insomma, questa cosa desta un po' di preoccupazioni. Onorevole, se si arrivasse a questo? Beh, noi siamo contrari al Green Pass in generale all'interno della nostra nazione. Siamo contrari per l'illimitazione alla vita sociale, ancora a maggior ragione per la limitazione al lavoro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e il Green Pass, e non sul Green Pass. Né il Green Pass potrà garantire una riduzione dei contagi, perché il fatto di utilizzare il Green Pass parte dal presupposto che il Green Pass riduca i contagi. Non è così. Questo è un dato di fatto. Ferma, è un dato di fatto. Lei non è un medico, io mi fido di lei come onorevole, ma sui dati di fatto sanitari io voglio immediatamente sentire chi almeno ha una laurea in medicina. Professore. Ma guardi Flavia, io credo che al di là di posizioni estremiste nell'approccio al Green Pass... No, ma io non è questione di posizioni estremiste, voglio una verità di scienza, se c'è. Ma noi al momento tutte le tre opzioni che abbiamo per il Green Pass, quindi la vaccinazione anche con doppia dose, l'esecuzione del tampone e l'avvenuta Covid, ciascuna di queste ovviamente non garantisce per il 100% della probabilità di infezione, ovviamente la riduce in maniera importante, perché oggi vaccinati con due dosi hanno una probabilità di infettarsi di circa il 90% con la doppia dose e dell'80% con una dose. Ovviamente si tratta di un rischio residuale che rimane. Quindi forse il contrario, forse è il contrario, cioè la probabilità di contagio. Hanno una probabilità di contagiarsi del 5%, sono protetti al 90%. La probabilità di contagio residuo di chi ha fatto la doppia dose è intorno al 10%. Ecco. Stando ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, gli ultimi pubblicati venerdì scorso. Quindi in realtà se io metto in una stanza 10 persone che hanno il Green Pass rispetto a 10 persone che non hanno il Green Pass, la possibilità che poi da quella stanza mi escano dei contagiati è molto più alta. La probabilità è notevolmente minore. Okay. È notevolmente minore. E questo è già un punto. Prego, onorevole, vada avanti. Quello che volevo arrivare a dire è che noi quando il governo ha iniziato a fare le restrizioni, l'ha fatto sulla base della necessità di impedire che il nostro sistema sanitario venisse ingolfato. Quindi il parametro che bisogna vedere non è tanto quello dei contagi, quanto quello dell'effetto del contagio sul sistema sanitario, ovvero il numero delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive. Senza questo dato qui, oggettivamente, ogni altro tipo di intervento diventa veramente difficile. Quindi, la prima cosa che dovrebbe fare il governo, più che ragionare sul Green Pass, è innanzitutto cambiare i parametri. Secondo aspetto è che, se noi andiamo a vedere nelle nazioni in cui comunque si è avvenuta la vaccinazione di massa, noi oggi vediamo che comunque i contagi ci sono. Quindi i contagi comunque continuano ad esserci un problema, quello che c'è di riduzione è effettivamente il numero delle ospedalizzazioni. Ora noi dobbiamo fare... Mi ha detto niente. Noi oggi, ad una campagna vaccinale in corso, dobbiamo rivedere i diritti degli italiani e rivedere il punto di equilibrio. Cioè, non siamo a 14 mesi fa dove avevamo il timore che
i nostri ospedali venissero ingolfati e non ci fossero cure per tutti e quindi si dovesse restringere e limitare le libertà degli italiani. Oggi siamo ad un altro punto d'arrivo. Però scusi, okay. Concludere. Quindi bisogna riparametrare il punto di equilibrio tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro e alla vita sociale. Oggettivamente utilizzare il Green Pass per limitare la vita degli italiani, tanto più nel suo aspetto essenziale che è quello del lavoro, diventa difficilmente spiegabile a 14 mesi d'inizio della pandemia, visto che, anzi di più dell'inizio della pandemia, visto che simili provvedimenti non sono stati attuati neanche quando eravamo nel centro del problema. Allora, le voglio far vedere una cosa, perché in realtà questo sistema sta già funzionando, per esempio in Danimarca, ce lo racconta il Foglio questa mattina, ma soprattutto ci raccontano diversi quotidiani che con il Green Pass, perché lei dice limitare le attività, per esempio si potrebbe andare al cinema o al teatro senza più bisogno di sedersi un posto sì o un posto no, perché potrebbero essere occupati tutti, visto che per l'appunto c'è il Green Pass. Onorevole Marattin, secondo lei il Green Pass è una limitazione o un aiuto? Ma innanzitutto, dottoressa Fratello, mi permetta di complimentarmi con lei, ma anche esprimere una preoccupazione per la sua incolumità, perché lei ha fatto una cosa che normalmente in Italia non si fa mai. Cioè c'è stato un politico che ha fatto un'affermazione dicendo questo è un dato di fatto, lei ha fermato le macchine e ha fatto un fact-checking con una persona competente. Queste cose in Italia non si fanno mai, io sono preoccupato per lei. Guardi, probabilmente... io la ringrazio, ma non credo che io la... no, sono vaccinata. Normalmente la reazione è no, io posso dire quello che voglio perché questa è la libertà. Lei ha fatto un check con chi ne sa di più e fra l'altro la verità era diametralmente opposta a quello che la collega diceva. Beh sì, il rischio zero non esiste, certo. Anche se cammino per la strada io non ho rischio zero di non essere colpito da un albero o da un fulmine, quindi questo. Guardi, io dico una cosa, io sono un amante del confronto, del dialogo, di tutto quello che attiene alla ricchezza del dibattito pubblico, ma io le posso giurare che questa proprio non la capisco. Cioè, questa impuntatura di gran parte delle forze politiche, perché le posizioni che ha espresso la collega Montaruli sono patrimonio di due partiti che rappresentano almeno, secondo i sondaggi, il 40% del corpo elettorale. Io non capisco come si può... Cioè, sembra che stiamo parlando di un qualcosa di strano. Cioè, stiamo parlando semplicemente di una vaccinazione. O, fra l'altro, nel Green Pass non semplicemente vaccinazione, ma semplicemente controllare che non hai il Covid con un tampone. Cioè, il dibattito sta prendendo una piega tale per cui se scende un marziano, dice, ma questi che gli vogliono far fare? Gli vogliono far iniettare un sì? Cioè, stiamo parlando di utilizzare un vaccino che da 100 e passa anni, 150 anni quando fu inventato, 160, è la protezione contro le malattie che uccidono. E il Covid ha ucciso 130.000 italiani. Cioè, io non capisco, la domanda andrebbe rivoltata. Cosa osta a invogliare che le persone si vaccinino? Perché la politica sta facendo un'opera subdola di appoggio alle componenti più oscure della nostra società, cioè quelle antiscienza? Per ragioni elettorali? No, però volete che allora, votino la prossima volta? Mi perdono. Marattin, aspetta. Le faccio notare una cosa. Sulla le dicevo, oggi moltissimi quotidiani titolano su questo. Il Giornale, per esempio, l'aspetto, diciamo così, del Green Pass per il lavoro, fa questo titolo di apertura. Allarme negozianti, i costi del virus, e ne scrive Nicola Porro nel suo editoriale e dice che Confesercenti ha fatto due calcoli e dice le sole attività che loro rappresentano, quindi solo quelle di Confesercenti, subirebbero, se fosse introdotto il Green Pass obbligatorio, un danno di circa 1,5 miliardi, perché evidentemente ci sarebbe una limitazione dell'ingresso delle persone virali. Ma scusi, e se per caso facciamo un altro lockdown, a quanto ammonterebbe il danno subito dai commercianti? Cioè, ma questo io intanto è un lockdown.
No, non è un lockdown, perché in Francia, il giorno dopo l'introduzione di quella, insomma, la mossa fatta da Macron, c'è stato 1 milione di persone che sono forse a prenotare il vaccino, che è una cosa giusta da fare, perché sennò non usciamo più da questa roba senza il vaccino. La mia domanda alla collega Montalucci, ma perché avete tanta paura di dire alla gente che si vuole vaccinare? Perché? Che si deve vaccinare? Perché? Posso rispondere? Sì, se, un attimo solo, perché voglio sentire anche Biraghi su questo, perché anche il suo giornale su questo è molto critico. Allora, su questo obbligo di Green Pass, intanto non è soltanto la destra, il centrodestra, i due partiti, perché mi sembra che anche Landini non sia proprio così aperto a un Green Pass sui luoghi di lavoro, primo. Secondo, in Francia, dopo l'idea di Macron, 1 milione si sono messi in fila, molti, moltissimi sono scesi in piazza contro questo Green Pass. Questo Green Pass ci costringe, a parte la privacy non esiste più, perché se io per entrare al ristorante devo mostrare il Green Pass, per andare sul tram, perché anche sui mezzi pubblici devo mostrare il Green Pass, la mia privacy, cioè io mi devo scrivere qua, sono vaccinato, sono tamponato, così almeno non mostro neanche il Green Pass. Sì, perché protegge gli altri. Questo metodo, l'obbligo e il considerare gli altri che ancora non si fanno il vaccino, degli antiscientisti, delle persone che non capiscono, eccetera, è il metodo assolutamente contrario a convincere le persone che ancora non si vaccinano. Perché noi dobbiamo dirlo, onorevole Maratin, un italiano su due è già vaccinato, quindi insomma non siamo proprio un popolo di cicale che se ne frega della salute personale e degli altri. Siamo un popolo serio che è stato chiuso nel lockdown, che ha avuto pesantissimi danni economici e che ora è uno su due vaccinato, quindi insomma abbiamo risposto bene a tutti quei paletti che una pandemia, ahimè, ci ha imposto, non soltanto a noi ma a tutto il mondo. Ora ci sono dei non vaccinati, c'è una classe in particolare, ci sono quei 2 milioni di persone ultra sessantenni che ancora spariscono ai radar, diciamo così. Ecco, forse dovremmo convincere, dovremmo far capire a questi che non sono dei novax scellerati, no, certo, ma sono quelli che vengono chiamati, lo sa il professor Cartabellotta, i nivax, cioè quelli esitanti, dubbiosi, che temono le reazioni. Ecco, sono persone normali che non fanno bandiere dello scetticismo, ma vorrebbero avere delle certezze in più. Ecco, credo che gli obblighi non servano a questa convinzione. Bisognerebbe avere una capacità maggiore di... peraltro il ministro Speranza fin dall'inizio l'ha detto, che lui preferiva convincere e far capire agli italiani piuttosto che obbligare. Ecco, c'è qualcuno che invece forse vuole obbligare e con questa storia del Green Pass in qualche modo ce lo sta facendo capire. Ecco. Allora, io sono abbastanza d'accordo con lei, Biraghi. Le persone che non si sono vaccinate, che io ho conosciuto e che conosco, sono per la maggior parte persone spaventate, più che animate, diciamo così, da furori ideologici. Quindi bisognerebbe sicuramente lavorare su quella convinzione. Infatti, io vorrei dire questo. Intanto una precisazione. Rispetto alla domanda fatta al mondo della scienza, è giusto dire il Green Pass ha un effetto nel momento in cui quelle persone entrano in un locale, però è vero anche che c'è poi una fetta di persone che non entra nel locale, che va a riversarsi in altri posti, e quindi ad oggi, visto che il Green Pass non è stato applicato, non abbiamo dati certi sugli effetti positivi o negativi del Green Pass dal punto di vista dei contagi, dal punto di vista dei contagi, dove noi invece abbiamo avuto, ce ne racconta nel dettaglio. Adesso glielo ritrovo, ma intanto dove invece noi abbiamo avuto e abbiamo dei dati certi rispetto a paesi dove la vaccinazione è iniziata già, sono in anticipo rispetto a noi, i dati sulla vaccinazione si scontrano poi sui contagi avvenuti con la variante. Detto questo, fatta questa precisazione, siccome dobbiamo andare in pubblicità. Sì.
Le leggo questa cosa. No, ma vorrei rispondere anche a Marattina. Sì, ma le risponde dopo perché sennò non facciamo okay, a tempo. Bene, grazie. In Danimarca da metà aprile è stato varato il Corona Pass, loro lo chiamano così, certificato che attesta o l'avvenuta vaccinazione o il tampone o la guarigione. E che cosa è successo in Danimarca? Che in Danimarca invece la situazione sta migliorando sensibilmente, proprio perché per l'appunto hanno... è un piccolo esempio, la Danimarca è piccina, sono 4 gatti. È piccina, è diversa da noi, per carità. Ha diverso tipo di densità di popolazione, però, siamo nel mese estivo, è un altro. Io credo che si debba, per arrivare a determinate deformazioni, si debba vedere i dati. Alla fine di questo tipo di attività. Detto questo, rispetto alla domanda del collega, l'approccio nei confronti dei vaccini non deve essere un approccio ideologico. Questo non è un vaccino come tutti gli altri, perché se oggi un giovane, e soprattutto se una giovane donna, va da un medico e gli chiede: ma mi scusi, fare questo vaccino avrà delle preclusioni su per esempio la mia futura gravidanza, eccetera, non tutti i medici ti danno la certezza di dirti no, non sarà così, e ti danno delle risposte certe o quantomeno verificate. Allora, nei confronti della popolazione l'approccio deve essere un altro, cioè l'approccio deve essere quello di rafforzare gli strumenti della medicina di base, il medico di famiglia, che deve essere il punto di riferimento delle persone, l'unico che può confortare sulla bontà del vaccino e persuadere le persone che sono in dubbio. Ma nessuno vieta di andare a fare due chiacchiere con il proprio medico di famiglia. Nessuno lo vieta, ma l'approccio dell'obbligo, della restrizione to cure, come quella del Green Pass, trasforma di fatto questo vaccino in un vaccino obbligatorio, andando oltre le perplessità delle persone che giustamente, senza essere tacciate come Novax, mi spiace per il collega, sono in dubbio e hanno dei dubbi legittimi, e questi dubbi vanno, le perplessità vanno smontate sulla base di un rapporto col medico di famiglia, non sulla base dell'imposizione. E allo stesso tempo mi permetto anche di dire che tutti gli strumenti che trasformano questo vaccino in un vaccino di fatto obbligatorio, non è il centrodestra o due partiti o tre partiti che dicono essere illegittimo. Addirittura il Consiglio d'Europa ha emesso non una ma due risoluzioni che raccomandano i paesi a non adottare provvedimenti simili. E infatti su questo poi fermo, perché dobbiamo assolutamente andare in pubblicità. Ripartiremo. Poi dopo posso, per ma certo, anche perché voglio chiedere al professor Cartabellotta questa questione della gravidanza. Non credo che sia la preoccupazione dei sessantenni che non si stanno vaccinando. No, ma infatti. Però sul resto ci ritorniamo subito dopo la pubblicità. Allora, sono le 8:29, rientriamo. Credo che la regia sia riuscita a recuperare alcune immagini delle manifestazioni che ci sono state nei giorni scorsi in Francia, a proposito, come sapete, dell'introduzione del Green Pass obbligatorio a step. Così come più o meno dovrebbe essere anche da noi, almeno stando a quello che ci racconta oggi il Corriere della Sera. In Francia oggi entra in vigore, da agosto cominceranno anche a piovere multe molto salate, intorno anche a si può arrivare ai 7.000 euro. Per quello che invece, se ne fa tempo poi la regia le trova queste immagini, ve le facciamo vedere. Per quello che riguarda noi, per esempio, c'è questo obbligo, dice il Corriere della Sera, no?
per cui ci sarà una prima fase leggera, diciamo così, con il Green Pass rilasciato a chi ha effettuato soltanto una dose oppure il tampone negativo. È la condizione indispensabile poi per cambiare anche i parametri che misurano le zone a rischio. Ecco, professor Cattabellotta, veniamo anche a questo aspetto. Intanto lei ci doveva un chiarimento sui dubbi di chi non si vaccina, questo aspetto della gravidanza, per esempio. Ma la gravidanza dal... perché è una delle più ricorrenti. Per una delle cose, certo, che è una delle più ricorrenti e giustamente uno vuole essere rassicurato. Ma guardi Flavia, noi dobbiamo sempre ragionare in un'ottica di sanità pubblica sulla base di quelli che sono i dati disponibili. Noi a oggi non abbiamo nessuna preoccupazione, nessun timore per pensare che ci possano essere problemi che riguardano la sfera riproduttiva. Poi una dei principi generali della farmacovigilanza e della vaccinovigilanza è che la sperimentazione di un farmaco non finisce mai, perché è evidente che ci sono poi tutta una serie di cose che la scienza non conosce e non può conoscere se non passa il tempo. Però mi faccia dire una cosa importante che ha implicazioni politiche ma strettamente legate alla scienza. All'interno di un programma di vaccinazione di massa i paesi hanno 4 strategie. La prima è quella scusi, della i paesi hanno 4 strategie, ho sentito bene, mi scusi, ma qui non si sente. 4 strategie okay. Per la copertura della popolazione. Sì. La prima è quella della prenotazione volontaria e la prenotazione volontaria è fortemente influenzata dalla comunicazione. Su alcune fasce d'età, come è stato detto anche in studio, abbiamo già dato. Poi c'è quella della chiamata attiva, cioè quella della persuasione, dell'informazione, che dovrebbe essere prevalentemente a carico dei medici di famiglia. Poi c'è la terza, che è quella che gli inglesi chiamano della spinta gentile, cioè del nudge, dove il Green Pass è una di queste strategie. E poi l'ultima è quella dell'obbligo. Quindi non possiamo strumentalizzare politicamente il Green Pass come un obbligo, perché l'obbligo è un'altra cosa. Il Green Pass rappresenta una sorta di incentivazione indiretta alla vaccinazione, sì, offrendo però, ovviamente l'esecuzione. Però professore, converrà anche lei che se non mi fanno andare a lavorare e mi tagliano lo stipendio, siamo proprio al limite, come diceva Biraghi. Sì, scusi, posso interrompere? Tolto il fatto che la seconda fase l'abbiamo completamente saltata. Sì, no, concluda poi entra Marattine. Sì. No, se posso finire, dico, su questo sono d'accordo, perché poi il problema e il compito della politica qual è? Riequilibrare tutti gli altri diritti con quello che è la necessità di circoscrivere la diffusione dell'infezione, perché noi oggi ci avviciniamo a un periodo dove avremo tanti casi e un numero di ospedalizzazioni e di impatto sugli ospedali che sarà inversamente proporzionale alla percentuale di popolazione vaccinata. Quindi se noi nei mesi successivi non incrementiamo le coperture vaccinali, non è escluso che in autunno, quando il virus continuerà a circolare in maniera importante, ci potremo trovare con gli ospedali nuovamente pieni e quindi con la necessità di attuare nuove forme di restrizione. Cioè questa visione a medio periodo deve informare le scelte di oggi, perché altrimenti noi rischiamo, soprattutto pensiamo alla riapertura delle scuole, di arrivarci con una circolazione del virus che non ci permette di riaprirle in presenza e di dover ricorrere nuovamente alla DAD, che onestamente per il secondo anno consecutivo rischia di essere veramente il terzo, se no, sarebbe veramente della primavera del 2020. Sarebbe veramente una cosa da delinquenti. Posso ritornare solo in DAD. Una cosa. Biraghi, no, però c'era Marattini. Solo una cosa. Inciso. Telegrafica. Vorrei ricordare che i primi a non vaccinarsi e molti ancora a non essere vaccinati sono proprio i medici. Noi abbiamo molti medici e molti infermieri che non si vaccinano. Purtroppo non è questo un buon esempio? No, quindi, è vero. Come è diceva vero. Il professore. Ma perché, come dire, sono sparsi ovunque, no? Esatto, quindi non è che Marattine. I medici sono quelli. Marattine. Sì, ma allora, due cose abbastanza veloci. Sì. La cosa peggiore di tutte è insinuare il dubbio nelle persone. Allora, quando prima alle 8:25 di mattina, in una trasmissione molto seguita come la vostra, un esponente politico del primo partito d'Italia, secondo i sondaggi, dice ma magari poi non si rimane incinta, chi lo sa?
Questa roba è dannosa, perché la scienza non funziona col chi lo sa e no, guarda, poi Martin, magari. Forse tu sei adesso andato a farti il vaccino senza parlare col tuo medico, perché invece tantissimi italiani vivono questa realtà. Allora, e quindi però, non è che se hanno un dubbio è perché sono Novax o perché sono io che gli faccio venire il dubbio. Però, va bene, ti dovresti porre il problema di fare quella fase 2 che non c'è stata e che giustamente dovrebbe esserci, di cui parlava il medico di qui prima. Non facciamo, perché io sarò il primo partito, ma tu sei il governo. Facciamo finire. Io non ho interrotto. No, e basta. Sì, però facciamolo finire. Allora, la politica non può funzionare come generatore di dubbi antiscientifici, perché, come ha ricordato il professor Cartabellotta, la scienza non funziona come la politica su Instagram. Cioè, per dire ma forse c'è un problema sulla gravidanza, devi avere dei dati. Dei dati non ci sono i dati su questo. Sì, no, non ci sono che indicano la cosa che dice. L'ha detto tu, prima il medico, non c'è certezza su questo. Non hanno paura, ma non c'è certezza su questo. In realtà non ci sono. Ok, sì, no. Allora, i vaccini sono stati tutti sperimentati. La sperimentazione dei vaccini è andata attraverso 4 fasi in cui hanno controllato tutti i possibili rischi. Poi pure se prendo un Aulin non ho una probabilità zero che non mi venga qualcosa. Quindi il fatto di dire chissà fra 50 anni che succede se hai fatto il vaccino oggi non è un atteggiamento scientifico. Allora quando un politico dice però adesso... Questo è il danno vero che porta la gente ad avere dubbi a non vaccinarsi. Secondo, quindi scienza, dobbiamo usare la scienza. Ha parlato il scienziato. No, io non sono scienziato, ma li so leggere i dati. No, li so leggere anch'io i dati. Vatti a vedere i dati di Israele. Vatti a vedere i dati in Israele. Seconda cosa. Te li porto oggi alla camera, così fai qualcosa. Non interrompete. Facessi quello che fai tu. L'obbligo, i liberali, eccetera. Andremo meglio. Montaruli, basta, abbiamo capito, però lei ha parlato senza che nessuno... Io non ho mai attaccato Marattina, difendo le mie idee. La prego, Marattin, riusciamo a finire. La figura, e la capisco se è nervosa. Allora, l'obbligo vaccinale non è in discussione, fra l'altro citava la collega il Consiglio d'Europa, che ricorda ai telespettatori non è l'Unione Europea, è un'organizzazione internazionale benissimo. Che non c'entra nulla. Che semplicemente si esprime contro l'obbligo vaccinale, ma qui non è in discussione l'obbligo vaccinale. Che cosa è in discussione qui? La libera scelta. Ma il problema della libera scelta è che la libertà di un individuo finisce laddove inizia quella degli altri. Allora, ogni cittadino è libero di non vaccinarsi se vuole, ma se va fuori a fare la vita normale, così facendo impone un costo sugli altri. Allora, è l'idea liberale di società che dice, ah bello, se tu imponi un costo sugli altri, devi pagarne tu un prezzo. Cioè, gli economisti dicono devi internalizzare l'esternalità negativa che stai imponendo sugli altri. E questa è l'essenza della libertà. Martina, però lei non mi ha risposto sul Green Pass, sul lavoro. Glielo richiedo perché penso, per esempio, all'azienda in cui lavoro io, alla 7, ovviamente qui ancora nessuno ci chiede il Green Pass, però noi abbiamo degli obblighi stando in questa azienda, indossiamo sempre la mascherina, a parte in questo momento in cui io sono in studio e sono sufficientemente distanziata dalla mia ospite e dai cameraman che sono molto lontani da me e che stanno indossando comunque la mascherina, ma altrimenti tutti indossiamo la mascherina, siamo tenuti a disinfettarci le mani, cioè abbiamo una serie, e come vede non ho altri ospiti come invece si usava una volta Omnibus, quindi ci sono, diciamo così, tutta una serie di obblighi. Ma un conto è avere degli obblighi per cui ci si preserva gli uni con gli altri, e un conto è se da domani mi dicessero puoi venire al lavoro solo con Green Pass. Io ci potrei venire, non so se tutti i miei colleghi potrebbero fare altrettanto. Volevo una Sulla vicenda del lavoro leggeremo in dettaglio la proposta di Confindustria. Non ho capito bene questa cosa che ti tolgo lo stipendio, ti demansiono. È evidente che se io metto quel tipo di imposizione poi c'è da capire chi controlla e quali sono le conseguenze. Però non so se ci sia qualcosa già di concreto. Ma il punto è un altro. Il punto è, se io entro in un luogo col Green Pass, poi possiamo tornare a vivere come prima.
Questo è quello che tutti vogliamo. Se io legittimamente dico, senti, io non c'ho voglia di farmi sto vaccino perché chissà perché, a quel punto, se è così, tu sei libero di farlo, ma devi pagarne un prezzo, perché altrimenti tu stai mettendo a rischio anche gli altri, perché il virus continua a circolare. Poi, come si è detto, il vaccino non copre completamente contro l'infezione, ma copre contro l'ospedalizzazione e i deceduti, visto che è quello che sta capitando. Quindi il punto fondamentale è, tornando al suo esempio, se si istituisse una cosa del genere, alla 7 lei potrebbe tornare ad avere gli ospiti vicino e i cameraman senza mascherine. Poi cosa succede al cameraman che dice no, io non mi voglio vaccinare? Questo Confindustria ha, diciamo, l'obbligo da questo punto di vista di spiegarcelo bene, visto che sta facendo una proposta e la politica la valuterà. Ma prima, chiudo... No, la società liberale è esattamente quella che avrebbe un'impostazione verso il Green Pass, perché è quella che è libera scelta. Ma libera scelta e società liberale non significa avere il diritto all'individuo di imporre un costo e un pericolo verso gli altri. Quello è il contrario della società liberale. Chiarissimo. Allora, Biraghi al volo, perché poi voglio sentire di nuovo il professore che ha una serie di domande. Più che una proposta... Confindustria, più che una proposta, è un'idea. Sì, è un ragionamento interno che stavano facendo. Si rivolge al governo, cioè, vuole dal governo delle linee. Quindi l'onorevole Marattino non deve aspettare Confindustria, ma deve avere un'idea subito lui, ora, che cosa farebbe. Questo è il concetto. Per cui, di nuovo, il governo deve prendere posizione su questo. Scusi, Confindustria avrà... Io devo confessare, non ho letto stamattina la proposta, ammesso che ci sia, ma Confindustria ha detto... Mettete il Green Pass per gli obblighi lavorativi e basta, poi pensate voi a come fare? Allora, Confindustria, tutto è nato da, ripeto, una lettera interna che è stata poi diffusa, è uscita all'esterno, in cui internamente fra di loro i membri di Confindustria stanno ragionando se chiedere e pretendere il Green Pass sui luoghi di lavoro, in modo che o ce l'hai e entri o non ce l'hai e non entri. Poi ci sono le varie declinazioni che possono essere entri però ti metto nello sgabuzzino, entri però no, ce ne sono. Ha capito? Questo dipende anche da loro, cioè loro sono disposti, guardi, le giro la frittata, sono disposti a dire non entri ma stai a casa e ti pago lo stipendio. Quindi è evidente che se una proposta del genere arriva dalla parte datoriale deve essere completa. Poi la politica si farà una sua idea, ma non è che si può dire permettetemi sta funzionando all'interno, quindi dimmi governo cosa ne pensi. Solo una vediamo cosa. La parte... Solo una cosa, un bar, un ristorante, una palestra, anche quelli sono posti di lavoro. Certo. Cioè, anche quelli sono luoghi di lavoro. Quindi non facciamo, devo ascoltare la cosa di la proposta di o la richiesta di Confindustria, perché se la mettiamo su luoghi di lavoro, un bar, un ristorante, una palestra, un teatro, anche quelli sono posti di lavoro. Quindi il principio è esattamente lo stesso. Confindustria lo estremizza probabilmente in questa proposta, ma il concetto di base è lo stesso ed è quello che avete proposto voi al governo. Quindi perché io voglio andare a teatro e gustarmi la stessa cosa che mi gustavo prima del Covid, devo essere ragionevolmente sicuro che non sto creando un danno al mio vicino, altrimenti non ci vado e vivo bene lo stesso. Siamo stati un anno e mezzo senza teatro. Ma non so se vive bene lo stesso la persona che gestisce quel teatro o il ristoratore o il barista. Il vantaggio sarebbe come se fosse tutto un vezzo che può occupare tutti i posti. Maratin, non riusciamo a farci dare una risposta da lei. Ci stiamo provando in ogni modo, lei sguisce un po' via, ma va bene. Sto capendo la domanda, allora mi perdoni, ci riproviamo. Vabbè, la domanda era se lei è d'accordo o meno con queste ipotesi, no? Di poter mettere un green pass sul posto di lavoro, e quali secondo lei dovrebbero invece essere i paletti? Cioè, oltre questo non si va, cioè se Confindustria dice green pass sul posto di lavoro, se no non entri e non ti do lo stipendio, le va bene o no? Se no ti entri e non ti do lo stipendio, non credo sia possibile, no? Cioè, nel senso abbiamo fatto. Questo non è possibile. Dopodiché, ripeto, se arriva una proposta in tal senso,
occorrerà capire su chi controlla e qual è la sanzione. Non può essere la sanzione, allora ti licenzio. Motivo di licenziamento non può essere questo, sicuramente. Oh. Il demansionamento c'è da capire, dove ti metto, dove non ti metto. Cioè, sono tutti discorsi da fare. Io sono favorevole all'utilizzo del Green Pass laddove possibile e all'obbligo vaccinale in scuola e sanità. Lì proprio l'obbligo, perché lì l'esternalità è moltiplicata per mille. Se un insegnante entra in classe che non è sicuro, infetta i bambini vanno a casa, infettano i genitori e i nonni e torniamo punto a capo dove siamo stati per un anno e mezzo. È lì che vogliamo tornare? Io no. Ok, chiarissimo. Professor Cartabellotta, ho invece una serie di domande da fare a lei. Innanzitutto proprio sulle questioni legate alle vaccinazioni, perché come sa... l'obbligo, l'eventuale obbligo del Green Pass ha generato una serie di dubbi fra chi ha alzato la mano e dice: ah, ma io ho potuto fare solo la prima dose perché la seconda, avendo avuto il Covid, non me l'hanno fatta e non ho il Green Pass. Oppure io appunto non mi sono potuto vaccinare perché ho avuto il Covid e come devo fare? Come si... oppure i fragili che non hanno potuto fare... C'è un limbo. Allora, esatto, c'è un ampio limbo. Che si fa in questi casi? Ma io credo che qua il governo debba prendere una decisione abbastanza tranchante, perché l'ipotesi di poter modulare con diverse gradualità di Green Pass, perdonatemi diciamo il gioco di parole, rischia di essere una sorta di ufficio complicazioni affari semplici. Oggi noi sappiamo che solo la vaccinazione completa garantisce il massimo della protezione, quindi è quella che dovrebbe in qualche maniera seguire quella che è la possibilità di avere il Green Pass. Su questo però c'è anche un altro aspetto che si collega anche con la domanda precedente che faceva l'onorevole Marattin. Uno dei grandi ostacoli oggi rappresentati dal Green Pass è a quale tipologia di attività noi lo possiamo applicare. È evidente che per i grandi eventi, i concerti, gli stadi, i grandi assembramenti, il Green Pass credo che sia l'unica soluzione per consentirne la ripresa. Diventa un pochettino più difficile man mano che si riduce l'ampiezza, diciamo, di quella che è l'aggregazione delle persone. E soprattutto, tornando alla questione lavorativa, quale può essere, diciamo, un inciampo su cui, voglio dire, la politica non può non fare delle scelte ben precise? È chiaro che se a me viene chiesto il Green Pass per entrare in un bar, io voglio la garanzia che chi lavora in quel bar sia vaccinato. Quindi noi oggi non abbiamo un obbligo vaccinale per tutti quelli che lavorano, che hanno delle mansioni a contatto con il pubblico. Quindi prima di immaginare, diciamo, degli obblighi estensivi per la popolazione, l'utilizzo appropriato del Green Pass, al di là di una serie di problemi, soprattutto per quelle che sono delle attività spicciole, i bar, i ristoranti, le palestre, certo, dovrebbe garantire a chi espone il Green Pass che all'interno di quella struttura chi ci lavori sia vaccinato o comunque faccia un tampone periodicamente. Ci vorrebbe una reciprocità. Quella che è la necessità della tutela sanitaria. Assolutamente. Regia, noi facciamo vedere alcune immagini che abbiamo preparato, perché noi oggi stiamo ragionando, no, di Green Pass, eccetera, eccetera, e anche se i giornali ci dicono che i contagi in alcune zone, per esempio Roma, stanno risalendo, c'è causa delle feste legate agli europei, è abbastanza intuibile. Ci sono zone rosse, ci sono zone in Italia in questo momento in cui si è addirittura praticamente in lockdown. Se la regia ce le fa vedere queste immagini, io ci parlo sopra mentre scorrono, regia, sono pensate per essere commentate, se riusciamo a farle vedere. Eccole qua, vedete, questa è Gela. Gela è in zona rossa sostanzialmente da un paio di giorni, già forse anche tre, e ci resterà per un bel po'. E come vedete gli stabilimenti balneari sono tutti chiusi, quindi non si può andare al mare. Questo è il centro vaccinale di Gela, che è praticamente deserto, quindi sono in zona rossa, ma c'è pochissimo, vedete, non c'è fila, non c'è nessuno che si sta andando a vaccinare. Mi dicevano i colleghi che mi hanno raccontato di questa storia, per cui noi l'abbiamo appunto voluta far filmare, farvela vedere, che in una città di 80.000 abitanti come Gela le persone vaccinate sono solo 15.000. E il risultato è stato che a un certo punto c'è stata un'impennata di contagi e di ricoveri, e il risultato è stato che Gela è in zona rossa. Professore, al volo, perché dobbiamo chiudere
ormai questa prima parte della nostra puntata, volevo chiederle anche una cosa su, appunto, il riparametrare, come dicevamo prima, le possibili zone bianche, zone rosse, cioè se il criterio dell'occupazione dei letti in ospedale e della terapia intensiva può ragionevolmente sostituire quello dei contagi, secondo lei. La riparametrazione in questo momento è indispensabile, perché la soglia dei 50 casi per 100.000 abitanti settimanali, di fatto questa settimana porterebbe Veneto, Lazio, o Sardegna, Sicilia in zona gialla. Quindi il fatto di attribuire più peso ai ricoveri è indispensabile. Ma così come è indispensabile, questo è un obbligo degli amministratori locali, in situazioni come quella di Gela, come anche quella di tanti altri comuni siciliani e di altre regioni, quando i contagi aumentano a livello locale in maniera sproporzionata, è opportuno applicare delle restrizioni locali, perché la mancata applicazione di queste restrizioni poi ha una conseguenza: il contagio si diffonde e ovviamente poi tutti i dati regionali, sia quelli dei contagi sia quelli dei ricoveri, rischiano di aumentare. Quindi questa grande collaborazione tra enti locali e regioni in questa fase di risalita dei casi è fondamentale. Ma questo che cosa significa? Che quando le coperture vaccinali sono molto basse, la probabilità di ritornare chiusi in zona rossa anche a livello locale diventa una realtà, come avete fatto mostrare nel vostro studio. Senta, professore, non abbiamo avuto modo di parlarne molto, però mi dice al volo una cosa, perché prima si parlava dell'importanza del mostrare, no, l'essere andati a vaccinarsi, ce lo diceva, ce lo ricordava anche Biraghi, il politico che si fa vedere, che si vaccina. Lei pensa che sia davvero così? Cioè che l'esempio del politico che si va a vaccinare possa essere trainante per qualcuno che dice, oh sai, mi hai convinto. Ma vedo, guardi, il braccio la letteratura scientifica di Letta e quindi vado a farmi vaccinare. Dalla letteratura scientifica conferma che gli opinion leader in generale, ma non si riferisce, voglio dire, a una specifica categoria, parla, voglio dire, di personaggi dello spettacolo, della politica, dello sport, che inducono, diciamo, in quanto persone da emulare, un'aumentata aderenza non soltanto ai vaccini ma anche alle campagne di screening, piuttosto che a una serie di interventi di sanità pubblica. Quindi non limiterei la questione, diciamo, alla situazione politica, dove peraltro, voglio dire, poi ciascuno può mantenere il proprio livello di riservatezza e di privacy per ragioni di varia natura. Però in generale l'opinion leader, la persona che è seguita, voglio dire, da un certo numero di persone, ripeto, per ragioni politiche piuttosto che sportive, piuttosto che di essere fan di un cantante, insomma, particolarmente famoso, aumenta il tasso di copertura di quelle che sono una serie di interventi di prevenzione primaria, tra cui i vaccini. Quindi questo sicuramente è una delle strategie che il governo può mettere in campo. Maratti, lei l'ha fatto? Sì. Va bene. Però non ho messo foto, perché non penso di avere, ma no, ma non penso lo debbano fare i leader politici, non certamente le persone modeste come me, quindi non penso di trainare nessuno, se lo voglio. Va bene, Maratin, lei è uno di quelli che ci lascia, quindi la saluto insieme al professor Cartabellotta, mentre invece restano con noi Biraghi e Montaruli. Andiamo in pubblicità e poi la seconda parte. Allora, sono le 8:58 in questo momento, riprendiamo la nostra discussione Omnibus, c'è una seconda parte, dicevo, che cominciamo adesso e che riguarda invece i lavori parlamentari e in particolare ancora il disegno di legge Zan, perché mentre oggi è il giorno dell'audizione della ministra Cartabia, della ministra di giustizia Cartabia, ieri ne avevamo parlato, vi ricordate, e ragionavamo su quanti sarebbero stati gli emendamenti che il Movimento 5 Stelle avrebbe potuto presentare, e si è visto che poi sono stati una valanga, quasi 900. Bene, altrettanti, se non di più, ne sono stati presentati per il DDL Zan, tant'è che il Manifesto questa mattina ha fatto questo titolo, no, abbastanza evocativo: la guerra degli emendamenti. E in realtà, appunto, tenendo insieme sia quelli sul DDL Zan che quelli sulla riforma della giustizia, eccola qua, la guerra degli emendamenti. Il problema è che, ahimè, questo
questi emendamenti e il mancato accordo, eccetera, eccetera, rischiano di allungare a dismisura i tempi dell'approvazione del DDL Zan, cosa che si era cercato invece, no, di evitare, dicendo no, non tocchiamo niente perché sennò poi devi tornare al Senato. E invece i tempi si allungano, si va a settembre, o almeno così dicono molti quotidiani. Ne parliamo con l'onorevole Monica Cirinnà. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. E con Aurelio Mancuso. Buongiorno, buongiorno e benvenuto a tutte e a tutti. Aurelio Mancuso, che è stato un deputato del Partito Democratico, è stato presidente nazionale di Arci Gay e adesso è presidente di Equality Italia, che è una organizzazione, un'associazione che si occupa comunque di diritti e che, diciamo così, ha a che vedere proprio con il vivere delle persone. Poi ci spiegherà meglio Mancuso. Allora, senatrice Cirinnà, molti, dicevo, sono i quotidiani che questa mattina danno la legge Zan per rinviata a settembre, lo scrivono proprio chiaramente, La Verità, rinvio almeno ad agosto, il DDL Zan è mezzo morto e la sinistra dà di matto, scrive per l'appunto La Verità, ma ci sono tantissimi altri quotidiani che dicono così, lo dice anche La Stampa, lo dice La Repubblica, lo dice il Corriere della Sera. Lei che dice? Il voto, eccolo qua, stavo cercando sulla Repubblica, sempre sulla prima pagina, fallisce il blitz sul DDL Zan, il voto in Senato slitta a settembre. Che dice? Ma intanto dico che il blitz non era certamente nostro, del Partito Democratico. Il blitz era un tentativo di mettere in votazione il cosiddetto non passaggio agli articoli che è stato presentato dal collega Calderoli della Lega. Io penso che delle volte la fretta è una cattiva consigliera e noi siamo imbottigliati in Senato sulla conversione di alcuni decreti importantissimi, il semplificazione e quello sulla pubblica amministrazione, che vanno convertiti entro l'inizio del mese di agosto. Quindi il nostro regolamento, non una scelta politica dei partiti, il nostro regolamento prevede che i decreti abbiano una corsia preferenziale. Dopodiché siamo tutti disponibili a lavorare ben oltre la prima settimana di agosto, sarà fatta una nuova capigruppo, un nuovo calendario. Il punto vero è sapere che proprio per motivi di calendario l'eventuale terza lettura alla Camera, ove dovesse il testo essere falcidiato da emendamenti, perché si tratta di emendamenti demolitori del testo, non c'è nessun miglioramento negli emendamenti, io li ho già visti tutti tra ieri sera e stanotte, noi avremo grandissimi problemi a gestire la terza lettura. Quindi chiunque ha presentato emendamenti l'ha presentati per fermare la legge e possibilmente evitare che sia approvata. Quindi nessuna possibilità di mediazione secondo lei, eppure lei in qualche modo è rimasta, dovrebbe saperlo perché noi tutti ricordiamo il suo impegno per l'approvazione delle unioni civili, quando poi insomma l'incapacità, l'impossibilità di mediazione portò, cioè la capacità di mediazione, mi scusi, portò all'approvazione della legge, certo privata di una parte importante come era quella della stepchild adoption, però intanto la legge è passata. Certamente, ma era un'altra condizione politica, era proprio un'altra era geologica. Noi avevamo nel governo Renzi un accordo con la parte, diciamo, più neocentrista del Parlamento, con appunto il gruppo di Alfano, che aveva messo alcune condizioni rispetto all'approvazione dei vari emendamenti. Noi tentammo di salvarlo con il cosiddetto canguro Marcucci, ve lo ricorderete, certo. Ma nel momento in cui è avvenuto il dolorosissimo stralcio dell'adozione coparentale del figlio del partner, poi la legge è andata a deplano. Vi ricordo che io scrissi 4 testi di quella legge e l'adozione entrò nel secondo testo, quindi di fatto non era aborigine nella mia legge. Questo non è accaduto per il testo Zan, perché proprio forti di quell'esperienza, io in prima persona,
con Alessandro Zan, con Laura Boldrini, con la collega Annibali, con la Giusi Bartolozzi di Forza Italia e i colleghi di Commissione Giustizia di Camera e Senato, abbiamo fatto un tavolo che è durato un anno e mezzo. E in quell'anno e mezzo abbiamo preso tutti i suggerimenti e tutti gli aggiustamenti che ogni forza politica chiedeva. Guardate, la questione delle definizioni che ora sono oggetto dell'emendamento Faraone sono state inserite con un emendamento di Laura Annibali alla Camera. La questione relativa alla libertà di pensiero e di parola sono stati inseriti alla Camera da un emendamento del collega Costa, ex Forza Italia, oggi la formazione Azione. Quindi più prove di dialogo di questo non ce ne sono, non sono possibili. Chi ha seguito i lavori lo sa, allora, proprio lei... perché volevamo arrivare a una seconda lettura tranquilla. Che però evidentemente non c'è, e però non è perché, solo una perché questione... il gruppo di Renzi ha cambiato idea completamente, ecco, spieghiamolo a chi ci ascolta, Italia Viva ha cambiato totalmente idea, è a loro che va chiesta coerenza. Aurelio Mancuso non è certo tacciabile di essere un renziano, in nessun modo, come non è tacciabile di essere renziano per esempio Fassina, o Francesca Izzo, o tutta una serie di nomi importanti, pesanti, che da sinistra invece avanzano riserve. Aurelio Mancuso ha anche promosso un convegno qualche tempo fa che si intitolava Modificare la legge Zan per salvarla. Mancuso, quali sono le criticità che secondo lei appunto invece andrebbero risolte? Intanto devo precisare che non sono mai stato onorevole, è una cosa che dicono in moltissimi, non so da che cosa provenga questa leggenda, forse dal fatto che sono stato presente molto nella scena politica, ma senza avere ruoli mai istituzionali. Io credo, e proprio per questo dico, io credo che i senatori e le senatrici hanno il dovere di approvare presto questa legge, di assumersi la responsabilità di aprire o non aprire confronti all'interno del Senato, e dico anche che i rilievi che noi, quando dico noi, parlo di una certa rete di associazioni di persone, circa 500 personalità del centro-sinistra, pongono, hanno posto, sono rilievi che noi avevamo già indicato prima dell'inizio dell'iter della discussione alla Camera, quindi non adesso al Senato. La criticità, per quanto ci riguarda, più forte riguarda l'articolo 1, cioè proprio quelle fattispecie individuate di cui parlava prima la senatrice, che a nostro avviso non determinano una certezza rispetto all'orientamento che il giudice può avere delle categorie a cui questa legge si rivolge. Una legge, ricordiamoci, che ha dei risvolti penali, quindi diciamo molto importante, che giustamente prevede le aggravanti per i reati d'odio e i reati di violenza nei confronti delle persone omosessuali e transessuali. Questo è il nodo del contendere. Un nodo del contendere, guardate, che sta nel dibattito non solo italiano, è un dibattito ormai a livello internazionale, e in particolare sul termine di identità di genere, che fino a qualche anno fa non procurava nessun tipo di problema, perché tutti capivano che identità di genere ci si riferiva alle persone transessuali o in transito o con volontà appunto di definirsi in transito. Purtroppo quello e che così sta è anche nel nostro ordinamento, perché chi è a favore dice guardate che già ci sono tante leggi in Italia, no, in cui si parla di questo, perché questa volta non va bene? Perché questa identità di genere, questa definizione, la stessa spiegazione del cosa è identità di genere, ovvero la volontà che
copre anche la volontà personale di autopercezione di sé, del proprio genere, sta creando e ha creato in tantissimi paesi del mondo un conflitto chiaro, un conflitto nei confronti dei diritti delle donne. Allora, si può dire che ciò non è vero, che la legge non ha questa intenzione, che non, come si dice, non è questa l'intenzione del legislatore, però i fatti ci dicono che l'autopercezione non prevista dalla legislazione attuale e quindi introdotta in questa legge in modo surrettizio e un'assoluta novità, avrebbe avuto bisogno perlomeno di un dibattito molto più approfondito. Questo non lo diciamo solo noi, lo dicono eminenti giuristi come l'ex presidente della Corte Costituzionale Flick e tanti altri giuristi. Sta nel dibattito culturale, attenzione, non della destra, di cui noi respingiamo qualsiasi tentativo di strumentalizzare e soprattutto di affossare questa legge. Sta nel dibattito del campo progressista, perché non si può dire quello che tu dici non va bene, ma non mi si può tacciare, come è stato fatto non solo nei miei confronti ma nei confronti di tante altre persone, di essere, diciamo, un amico di Pillon, perché la mia storia, le mie battaglie, sì, no, credo che sono non lo può considerare neanche un insulto, è talmente surreale come però è sì, no, certo, se arriva ma... E questo non va bene, perché il Partito Democratico e gli altri partiti del centro-sinistra e i grillini hanno la responsabilità anche di, come dire, non avvelenare ulteriormente il clima intorno a questa legge. Io penso che questo, il nocciolo della legge, vada preservata davvero in modo unitario. Se si possono fare delle modifiche, questo lo decideranno i senatori e le senatrici. Non sta nella disponibilità di persone come me, delle reti che hanno avanzato delle critiche. Certo. Sta nella disponibilità dei partiti. Io lo dico in conclusione di questo primo intervento, a me i 672 emendamenti della destra, gli 80 della Binetti, che io mi onoro di aver denunciato molti anni fa come persona omofoba alla magistratura, e Pillone e altri personaggi, non solo non mi interessano, ma io li rispedisco al mittente. Assolutamente. Si discuta, cioè, della sostanza della critica e dei rilievi che noi facciamo. Se non si vuole fare, ci si assumerà le proprie responsabilità in modo molto sereno e civile, spero. È molto chiaro, grazie Mancuso. A proposito, ecco, appunto degli emendamenti, perché io ho ascoltato, devo dire, una parte del dibattito ieri in aula, dibattito che, come dicevamo, è iniziato ma che poi potrebbe andare a settembre, e devo dire che ci sono stati interventi contrari a questa legge o che comunque, insomma, chiedevano aggiustamenti, che avevano una loro ratio, altri che onestamente erano abbastanza surreali. Qualcuno è arrivato a dire che, siccome la sinistra era stata tanto cattiva con loro da ragazzini perché non erano comunisti ma erano fascisti, li avevano discriminati, allora non può mettere bocca su questa discriminazione. Non si può arrivare a, diciamo, a una motivazione un po' più sensata? Se... No, ma guardi, che su questo tema no, dico perché era del suo partito, quindi... che su questo tema ci sia una confusione lo dice anche il dibattito, adesso mi permetta, in aula è stato detto che il DDL Zan introduce un aggravante. Mi permetto di dire che il DDL Zan introduce una fattispecie, cioè aumenta penale, certo, il numero delle fattispecie, il novero delle fattispecie della legge Mancino all'interno del codice penale. Un conto sono le fattispecie di reato, un conto sono le aggravanti. Non sto qui a spiegare la differenza, però già il fatto che io lo debba specificare davanti a una persona autorevole che viene dal mondo LGBT comunque denota il fatto che non sempre si parla
in modo corretto di questo DDL, perché se invece noi discutessimo di un'aggravante comune su le varie fattispecie di reato, io credo non ci sarebbe questa divisione, per esempio. Io voglio ricordare che già oggi in realtà le discriminazioni nei confronti degli omosessuali, giustamente come nei confronti di chiunque, sono punite dal nostro codice penale. Faccio un esempio per tutti: la ragazza che era diventata famosa alla cronaca per essere stata cacciata dai genitori in quanto lesbica, i genitori oggi, senza il DDL Zan, sono già sotto inchiesta. Okay. Dopodiché deve esserci un aumento di pene. Se passasse il DDL Zan, che cosa succederebbe in più? Beh, intanto le persone verrebbero maggiormente esposte a inchieste per omofobia sulla base di un diverso, diciamo, orientamento, diciamo, visione di che cos'è discriminazione e di che cos'è, cioè, e di cosa dice, non è discriminazione, perché facilità di essere soggetti a qualcuno che s'alza e dice io ti denuncio, poi non è detto che ti condanno, ed è l'interpretazione che viene data, perché, e su questo invece condivido, esistono degli articoli all'interno del DDL Zan, tra cui anche l'articolo 1 che introduce il concetto di genere autodichiarato, che sono in un si innescano in un percorso interpretativo molto molto spinoso. La devo fermare perché dobbiamo andare in pubblicità e poi da qui ripartiamo. Assolutamente la follia. Sono le 9:21. Sarina Biraghi, della Verità. La Verità è uno dei quotidiani che più ha, diciamo così, criticato il disegno di legge Zan, e anche oggi, diciamo, non, insomma, sembra quasi soddisfatto, ecco, che si vada a finire, insomma, che ci sia un rinvio. Parla la Verità di omofobia immaginaria. Ecco, forse però bisognerebbe stare attenti a dire certe cose, nel senso che il numero delle aggressioni nei confronti delle persone LGBT non è certo così basso, anzi ci dicono i dati che negli ultimi tempi è persino aumentato, e forse questo potrebbe anche essere il riflesso del fatto che se ne parla e si crea una contrapposizione, e questo ovviamente eccita un po' gli animi, un po' il clima, ecco. Sì, esatto. Io intanto direi che, insomma, far passare questo paese per un paese omofobo, direi proprio di no. Insomma, i casi ci sono, ma non sono così tanti e così eclatanti. Io direi che questo DL Zan rischia di essere più una legge che prevede più punizioni e meno diritti, cioè parliamo solo di accentuazione delle pene, cioè pene per questo, pene per quello, anziché di diritti. Questo è un aspetto molto importante, cioè non si discute più non solo della stepchild adoption, cioè della possibilità di dare il proprio nome. Esatto, cioè noi sarebbe bello, e questo non c'è, mi pare, perché vista la volontà di non aprire il dialogo, non c'è la volontà di un cambiamento culturale, perché questo sarebbe l'aspetto più importante, e siamo alla seconda dei vaccini, cioè soltanto un aspetto culturale, un dialogo ti fa comprendere. Se noi parliamo soltanto di accentuazione delle pene, ognuno dice ma le pene ci sono già, l'odio, la violenza è già perseguibile. Non è un po' un rischio di benaltrismo, nel senso che uno può dire ma si parlò però di stepchild ci furono le barricate, come ci ricordava la senatrice Girinà, da parte della Lega, Fratelli d'Italia, sembrava che fosse stesse succedendo chissà che cosa. Sì, invece adesso perché è un cambiamento culturale, cioè sono cose importanti. Quando noi parliamo di
utero in affitto, di adozioni di coppie gay, è certo che ci vuole, bisogna rendersene conto, bisogna capire come va il mondo, perché è vero, la Cirinà ha detto la senatrice Cirinà ha detto bene, sono passati anni luce da allora, sembra, no? Sì. Eppure siamo sempre a fare dei discorsi dove il nostro paese è in ritardo. Come? Ma sei favorevole alla signora? Sono passati anni luce e voi siete rimasti là. È una donna che parla di utero in affitto, si chiama gestazione per altri, signora, non c'entra niente in questa legge. Ok, gestazione per altri, è la stessa cosa, mi scusi, alla preistoria. Non è offensione nei confronti di nessuno, ma il lei parla di cultura, di scuole, di educazione, cosa. Si legga la legge Zan, articolo 7, articolo 8, l'articolo scuola, 4 prevede cultura, anche educazione. Che la scuola possa avere un'indipendenza. Non ce ne importa niente di aumentare le pene, ce ne importa di educare le persone. Lei dice sono pochi i casi di aggressione, è vergognoso dire una cosa del genere, perché una commissione, la commissione Cox della Camera, però, ha detto che c'è una piramide dell'odio. In testa ci sono le donne, come secondo vittime in numero enorme le persone trans, poi gli omosessuali e le lesbiche, infine i disabili. Se per voi sono caramelle, coriandoli, per noi sono vittime di odio che vanno difese. Fossero anche uno solo, una donna sola, un disabile solo, un omosessuale solo. Lo sono già ora. No, lei sta dicendo che i casi sono pochissimi. Il nostro paese difende già ora le vittime dell'odio. Con che? Non è con l'articolo 61, con l'aggravante semplice, bilanciabile con l'attenuante. Lo voglio dire alla collega Montaruli. Io ho insegnato per 10 anni procedura penale all'Università di Roma. L'aggravante semplice del 61, bilanciabile con le attenuanti generiche, non protegge a sufficienza. Noi non inventiamo un nuovo reato, aumentiamo, inseriamo nell'aggravante della Mancino 604 bis e ter inserito una nuova fattispecie. Quindi appunto, non solo il razzismo, non solo essere discriminati per motivi di razza o di religione, ma essere discriminati per sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere. Ci sarà sempre un magistrato che deciderà se quel comportamento rientra nell'aggravante della Mancino. Nessuno sarà giudicato senza un giusto filtro giudiziario. Ma l'aggravante semplice dell'articolo 61, lei lo sa meglio di me, è bilanciabile con le attenuanti generiche, non soddisfa il bisogno di tutela di soggetti resi fragili dalla loro soggettività. Perché guardate, chi vuole togliere identità di genere non si rende conto che se ti picchiano per strada non ti chiedono prima se la tua transizione è finita o meno. Scusate la volgarità, non ti guardano nelle mutande per capire che sesso biologico hai rispetto al sesso appunto, che tu dimostri, per esempio, quindi, con il tuo abbigliamento. Quindi identità di genere dentro questa legge protegge tutti, sia le persone in transizione che le persone che hanno completato la transizione prevista dalla nostra legge. È una legge che protegge dai crimini d'odio. Vogliamo tenerli tutti dentro, i soggetti fragili? Aurelio, o vogliamo fare una distinzione? Aurelio, ma perché allora io mi chiedo soltanto perché il segretario del Partito Democratico Letta rifiuta il dialogo in questo momento di fronte a un'offerta della Lega, perché l'abbiamo fatto per un anno di ritirare tutti gli emendamenti. Prego. Dottoressa, l'abbiamo fatto per un anno e mezzo. Da quando è stato incardinato il DL Zan alla Camera, proprio perché ritenevamo di dover aprire a tutti, abbiamo fatto una bicamerale informale. Abbiamo preso tutti i senatori di Commissione Giustizia, tutti i parlamentari della Camera di Commissione Giustizia e chiunque altro volesse partecipare. Per un anno e mezzo, anche durante il lockdown, con questi strumenti moderni, per esempio come Zoom, ci siamo riuniti. C'era la Giusi Bartolozzi, che è una magistrata di Forza Italia, c'era l'avvocata Annibali di Italia Viva e abbiamo dialogato a tal punto che, se seguite i lavori parlamentari, vedete che le definizioni, quelle su cui lei si è soffermata, dell'articolo 1, non sono state scritte né da Monica Cirinnà, pericolosa strega eretica, ma sono state introdotte da un emendamento di Italia Viva a firma Annibali, dopo averle concordate, guardate la verità è rivoluzionaria, dopo averle concordate con la ministra Bonetti. Quindi quella era una parte su cui c'era stata necessità di dialogo e l'abbiamo accolta. L'articolo
quello che fa tanta paura a tutti, l'articolo 4 sul pluralismo delle idee, lo dico a lei che è un autorevole giornalista, è stato messo con quella formulazione con un emendamento del collega Costa, che adesso è in Azione, prima era in Forza Italia. Quindi più dialogo di così che stravolgere il testo originario prendendo dentro tutto ciò che poteva tranquillizzare gli animi. Più di questo, adesso chiediamo solo una seconda lettura snella alla base proprio di quello che abbiamo già fatto alla Camera. E adesso io su cosa trovo che quell'articolo 1 voluto da Italia Viva stesta me lo vuole sopprimere con l'emendamento Faraone. Scusatemi, ma la coerenza è coerenza, date una spiegazione su questo. Aurelio Mancuso, secondo lei sono solo giochi politici o c'è qualcos'altro? Esatto. Beh, intanto se le forze politiche hanno dialogato tra di loro, tra l'iter della Camera e del Senato, molto bene. Il centro-sinistra non ha voluto dialogare con una parte del suo diciamo mondo intellettuale, eccetera. Non è tutto il mondo. Io non sto dicendo che noi siamo la maggioranza del centro-sinistra o stupidaggini del genere. Sto dicendo che i partiti del centro-sinistra, in particolare il PD, non ha voluto in alcun modo ascoltare i rilievi che abbiamo posto noi. Noi continueremo. Mi scuso con il dottor Mancuso. Dopodiché, lei è stato ricevuto a Fratte nella nostra sede nazionale con le femministe dalla nostra responsabile giustizia. Lei è stato ricevuto con tutti gli onori dalla più alta in grado, che è la nostra responsabile giustizia. Sono stato. Non neghi questo, non lo neghi. È stato ricevuto. Se posso dire. Possiamo chiudere. Senatrice, non lo interrompa perché siamo in chiusura. Parlare. Senatrice, chiedo lei scusa. Faccia parlare me. Io non ho interrotto quando ha fatto delle affermazioni su cui io sono contrario, ma adesso le spiegherò. La senatrice Rossomando, della segreteria nazionale del PD, ci ha ricevuto, non è che ha ricevuto me, ha ricevuto una delegazione dell'appello quando voi ormai eravate in fase conclusiva in Commissione Giustizia del Senato. Quindi questo anno e mezzo passato a non voler ascoltare è stato un anno e mezzo che pesa. Guardate, peserà anche nel futuro, perché ci sono altre questioni che oggi non abbiamo tempo di affrontare, ma che sono coerenti con un certo ideologia che c'è all'interno dell'articolo 1. Dopodiché, ribadisco, questa legge io la voglio e sono giuste le aggravanti. Perché? Perché le aggravanti sono previste nella Mancino anche per altre fattispecie e fanno parte di una cultura europea che tende giustamente a proteggere, a tutelare alcune fattispecie di persone che nei decenni sono state perseguitate, dagli ebrei alle persone di colore, agli omosessuali, transessuali, ai rom, eccetera, e che sono state vittime dei drammi della storia del nostro continente. Detto tutto questo, questa legge è stata purtroppo appesantita da affermazioni che noi riteniamo estremiste e ideologiche, cioè quella di fare delle affermazioni rispetto alla legislazione attuale che soppongono dei problemi di conflitto rispetto a altri diritti acquisiti, tra cui innanzitutto quello delle donne, perché dire che una persona si può autopercepire come vuole apre la strada, come è stato detto in vari Pride, e conosco bene i Pride se mi permettete, in questo anno, nell'ultimo mese, è stato detto che dopo questa legge ci sarà una legge sull'auto-identificazione, cioè che uno o una decidono da sole e da soli di andare all'anagrafe e di dichiararsi o uomo o donna. L'altra legge che si vuole portare avanti è la GPA, così almeno non ho maternità surrogata, così non evitiamo giustamente la senatrice Cerinà,
e via dicendo. Cioè c'è un progetto culturale che non è che crea critiche all'interno della destra, a noi non interessa la destra, crea conflitti e riflessioni all'interno del centro-sinistra. Allora, si vuole non ascoltare, va bene, non ascoltateci, però sappiate non si stravolgono i fatti. Allora, io mi devo fermarmi qui e devo anche chiedere scusa a Aurelio Mancuso, perché io gli avevo promesso che oggi... Sì. Oggi avremmo parlato anche, ci ha preso molto tempo anche la questione di Green Pass, oggi avremmo parlato anche di una questione che in qualche modo è legata, in modo molto ampio, diciamo così, al tema delle donne e dei soprusi che subiscono le donne, ed è la questione della PASS, sì. Che è una sindrome, o meglio viene spacciata per una sindrome, ma in realtà non è tale, è un'invenzione che però danneggia le donne a cui vengono sottratti i figli, e di cui si è parlato in una conferenza stampa l'altro giorno. Avete presente quando qualcuno sui social dice non ce lo dicono? Ecco, in questo caso è vero, non ce lo dicono, perché di questo non si è praticamente parlato sui giornali, nonostante ci sia stata questa conferenza stampa in cui sono state dette delle cose molto gravi, molto importanti. E sono stati mostrati dei filmati drammatici, quindi è una promessa che... Ci sono due interrogazioni parlamentari. Ma appunto restano chiuse lì, cioè non arrivano le persone. Quindi risponderanno la mia promessa è che ci torniamo su questo, ma adesso devo dare la linea ad Andrea Pancani. Grazie. Quindi non posso assolutamente fare tardi, ma lo dico pubblicamente, così è un impegno che prendo pubblicamente, Mancuso, non è solo una cosa fra me e lei. Grazie, grazie. Ci ritorniamo e ne riparleremo. Intanto buona giornata. Arrivederci.